Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Martedì 5 novembre, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro, Eduradio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Oggi al microfono ci sono io, Antonella Cortese, insieme ad Alessandro Masella, e affrontiamo la giornata con lo spirito di scoprire che cosa è successo oggi, oggi che cosa si festeggia. In realtà facciamo un salto in un altro paese, sempre diciamo non lontanissimo da noi. Andiamo nel Regno Unito perché il 5 novembre è la notte di Guy Fawkes, che, pensate un po', cercò di far saltare in aria il Parlamento inglese. Alessandro, ci racconti questa storia? Ciao a te Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì Antonella, quest'oggi è il 5 novembre, ovvero il giorno della congiura delle polveri. Come accennavi tu, qualcuno nel 1605 cercò di far saltare la Camera dei Lord all'interno del Parlamento inglese. Questo qualcuno era un gruppo di cattolici che vennero, quando furono scoperti dal re Giacomo I Stuart, furono tutti impiccati. Ma come scoprì Giacomo I Stuart di questo complotto ordito ai suoi danni? Perché poi, è vero, volevano far saltare la Camera dei Lord, ma l'obiettivo numero uno era proprio il re, Giacomo I Stuart, James the First. E lo scoprì perché gli fu recapitata una lettera dove si raccontava che un uomo travestito era stato visto con 30 barili di polvere da sparo. Questo accadeva il giorno del 1 novembre. In quei giorni il re disse questa informazione alle sue guardie, al corpo di polizia, e infatti Guy Fawkes fu trovato al porto di Londra con oltre 30 barili di polvere da sparo. Questa storia è passata nella leggenda e si racconta e si continua a celebrare questa giornata nel Regno Unito, che non è proprio una giornata di festa dove magari non si va a scuola o non si va al lavoro, ma rimane una giornata che viene celebrata ogni anno e viene celebrata con fuochi d'artificio e polvere da sparo. Ecco, viene anche bruciato un fantoccio di Guy Fawkes nelle piazze inglesi. Tutta questa storia perché è passata alla leggenda? Perché la maschera di Guy Fawkes è diventata un simbolo di lotta e di ribellione al potere autoritario. Una storia che ha acquisito poi anche più fascino attraverso la narrazione, perché nel 2005 Alan Moore fece un fumetto che prese il nome di V per Vendetta. V per Vendetta, che è anche e soprattutto il celeberrimo film uscito qualche anno dopo e che, se vi ricorderete, accompagnato da una breve filastrocca, ovvero ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Alessandro, però io ho una curiosità. La famosa maschera col volto bianco, i baffi all'insù, le guance rosse e quel sorriso tra l'equivoco e l'accattivante, quello che di fatto vediamo nel film, era già presente all'epoca della congiura? Effettivamente sì, era già presente all'epoca della congiura e non è una mera invenzione cinematografica. Era presente perché in quel modo Guy Fawkes riuscì a travestirsi e a passare, per così dire, inosservato, anche se sicuramente questa maschera non è difficile da notare. Ma, come dicevo prima, anche la maschera stessa è diventata un simbolo di lotta e di ribellione contro il potere autoritario. E infatti quest'oggi, come anche si vede alla fine del film, dove tutti i londinesi, tutti gli inglesi indossano questa maschera per opporsi al regime autoritario che c'è nella realtà distopica di V per Vendetta. E la cosa più divertente è che tutt'oggi, durante la celebrazione di questa giornata in Inghilterra, i ragazzi più piccoli vanno in giro indossando questa maschera e chiedendo un po' di soldi per i fuochi d'artificio e per il falò. Infatti la frase che ricorre è "a penny for the guy", dove guy è sia il significato di ragazzo, ma anche il nome di Guy Fawkes, un nome che ormai è leggenda e che viene ricordato non solo in senso negativo, perché quella ribellione poi fu soppressa nel sangue e quindi era un monito per dire ai rivoltosi che le loro azioni eversive sarebbero state silenziate,
ma anche e soprattutto un monito di lotta. Passiamo però all'intervista della settimana con Annalisa Amadori, responsabile di LAV, la Lega Antivivisezione. Quest'oggi insieme ad Annalisa parliamo di un servizio che LAV offre, ovvero uno sportello contro i maltrattamenti sugli animali. E soprattutto Annalisa ci spiega quali sono le leggi che tutelano i nostri amici a quattro zampe. Se avete conoscenti o voi stessi siate in difficoltà di prendervi cura del vostro amico a quattro zampe, ecco, potete contattare LAV, loro vi possono dare una mano. Ascoltiamola. Un'altra attività che abbiamo inaugurato quest'anno a Bologna, l'apertura dello sportello maltrattamenti, quindi un numero dedicato, una mail dedicata e un gruppo di persone, il team segnalazioni, dedicata perché tante sono anche le segnalazioni di maltrattamento di animali che ci arrivano. Com'è possibile contattarvi? Però c'è questo sportello telefonico che lunedì e giovedì dalle 17 alle 20 appunto riceve segnalazioni telefoniche, se no la mail e se no c'è un form proprio nel sito LAV dove si compila la segnalazione e viene presa in carico direttamente dalla persona che le gestisce. Poi dopo questa persona col supporto di altri volontari, noi verifichiamo sempre le segnalazioni, quindi facciamo un filtro perché purtroppo a volte sono sicuramente segnalazioni in cui l'animale non sta bene, ma legali, perché le tutele legali per gli animali sono ancora molto scarse purtroppo, per cui se un box è di determinate dimensioni, anche se questo cane non vede mai nessuno, perché magari il proprietario va una volta al giorno, ogni 2 giorni a lasciargli da mangiare là, non è una situazione di maltrattamento. Noi anche questo fatto, l'isolamento sociale purtroppo per i cani è davvero una forma, soprattutto per i cani, una forma di maltrattamento enorme perché il cane è un animale sociale, quindi un cane che vive la sua vita da solo, senza avere contatti se non 2 minuti al giorno col proprietario, è un cane sicuramente maltrattato. Ma questo tipo di maltrattamento ancora è veramente difficile da far riconoscere, da far certificare anche dai veterinari e tantomeno da magistrati, giudici, quindi su questo è un altro filone su cui ci stiamo impegnando molto perché dal punto di vista etologico è un cane maltrattato, un cane che non vede mai nessuno e che sta isolato, anche se ha un box più grande delle dimensioni minime richieste, se ha la cuccia, se ha la tettoia, se ha il mangiare. Noi rifiutiamo l'idea che il maltrattamento sia se un cane è scheletrico, se ha delle ferite, se è percosso, no. Per voi che cosa significa maltrattamento? Ecco, ci dica un attimo quali sono i requisiti necessari che non ci devono essere. Tutto quello che non rispetta le condizioni etologiche del cane. Etologiche? Sì. Che cosa significa? L'etologia del cane, di un animale. Cioè, ogni animale ha sue caratteristiche etologiche, quindi bisogni etologici, al di là del cibo, riparo, acqua, ma proprio legate alla sua natura. Quindi un cane etologicamente è un animale sociale. A differenza per dire di animali invece che stanno molto bene in solitudine, vedi il polpo. Okay. Questo è il primo esempio che mi è venuto in mente e ti spiego dopo perché. E se un cane è relegato in un box, anche nel giardino più bello, anche nella casa più bella, è un cane che non è felice. Quindi per questo, per noi come maltrattamento è qualunque condizione che non rispetti proprio le caratteristiche, i bisogni etologici di quell'animale. Qual è la normativa italiana? Allora, ci sono diverse normative che cercano di arginare il fenomeno del randagismo e quindi normative nazionali. E poi ci sono leggi regionali, noi ne abbiamo due in particolare, una la 27 del 2000 che praticamente sul territorio, ecco, a livello regionale norma appunto
tutte le condizioni che permettono di limitare il fenomeno del randagismo. Non abbiamo in Emilia Romagna le situazioni tragiche che abbiamo soprattutto al sud Italia, dove non vengono sterilizzati, per cui sono imbranchi, animali non accuditi da nessuno che si inselvatichiscono e quindi poi diventano anche difficili da gestire. Qua in Emilia Romagna no, quindi c'è questa legge e poi abbiamo una legge molto importante che è la legge 5 del 2005 proprio sul benessere degli animali. Diciamo che dal nostro punto di vista è molto migliorabile, però è stato un grosso passo avanti. Quali sono gli aspetti migliorabili di questa legge? Per esempio uno su tutti ha previsto il divieto di tenere i cani a catena, ma non ha previsto una normativa che regoli come i cani devono essere detenuti. Quindi io tolgo un cane dalla catena, ma adesso paradossalmente, se non ho un regolamento comunale che mi dice altro, posso tenere anche un cane in uno spazio di 1 metro per 1 che non è più a catena, ma sicuramente non è un cane che sta bene. Ecco, certo. Quindi questa mancanza. E noi avevamo richiesto almeno le dimensioni minime di box che sono previste per i cani per i canili, che sono almeno 20 metri quadrati, e ti dico è proprio piccolo, un box se ci pensi per un cane di 20 metri quadrati, ma non c'è stata una ostruzione talmente grande che non siamo riusciti ad ottenere neanche i requisiti per i cani nei canili, con la differenza che un cane in un canile si spera ci stia un tempo limitato, perché il canile comunque deve essere un transito in attesa di una nuova adozione. Un cane di un privato ci sta per tutta la vita, quindi a maggior ragione le condizioni di detenzione da parte dei privati devono essere migliori di quelle dei canili. Assolutamente. E quando deve essere grande il suo spazio per essere a lui soddisfacente? Guarda, non dovrebbe stare in un box, primo. Okay. Perché il cane, sai anche quando si dice ma non prendo un cane perché non ho il giardino. Al cane del giardino non importa niente, il cane vuole stare vicino a te. Quindi è comodo perché se solo gli apri la porta esce e fai i suoi bisogni, quindi... Però se questo poi si trasforma nel fatto che il cane sta in giardino e non viene mai portato in passeggiata, quindi non ha la possibilità di sentire nuovi odori, di interagire con i suoi simili, di interagire con tante altre situazioni, cioè i cani sono comunque curiosi, sono sociali appunto, per cui ecco, noi non vorremmo mai vedere un cane né in un box né a catena. Ecco, questo lo possiamo dire, quello che è importante per lui è andare a esplorare, a conoscere, essere stimolato, esatto. Sottoposto a stimoli. E la tua compagnia, la compagnia del suo compagno di vita, che è l'umano. Sì, chiaro che se io sto in un appartamento di 30 metri quadrati non prendo due cani di taglia grande. Alani, ecco, certo. Esatto, infatti. Ma guarda, ti dico, poi non è neanche tanto la taglia del cane quanto il carattere, perché appunto ogni cane ha un carattere particolare, quindi se un cane è molto esuberante, molto giocherellone, devi dargli la possibilità appunto di fare passeggiate con lui, giocare con lui, interagire con lui. Ci sono cani molto più tranquilli, se sono anziani soprattutto, insomma, quindi non ha neanche bisogno di uno spazio di una casa di 140 metri quadrati, ecco. Lì è proprio una valutazione da fare veramente però situazione per situazione. E rieccoci per passare la parola al nostro inviato speciale Fabrizio Pomes, che con la sua rubrica Percorsi di Libertà ci porta in giro per la città di Bologna, in questo caso comodamente seduto sul divano, è insieme ad una persona molto conosciuta in città ed è Fabien Lang. Non so se ricordate che purtroppo Fabien ha avuto un episodio molto, molto tragico, perché il 23 luglio del 2024, quindi insomma quest'estate, ha subito un gravissimo incendio e quindi insomma è stato in ospedale per tantissimo tempo, grandi ustioni eccetera. E Fabien è una persona introdottissima nel campo dell'associazionismo cittadino, cito qualche associazione, Harambe, Universo, fa attività di street host in Montagnola e soprattutto noi lo conosciamo perché ha tenuto, diciamo, fino a poco tempo fa il gruppo di meditazione presso il carcere d'Ozza. E in effetti Fabrizio forse proprio di questo ci parlerà. Ascoltiamolo.
buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata un po' speciale perché è una puntata che vogliamo regalare a tutti i detenuti, in quanto probabilmente sono tutti orfani di una figura rappresentativa che per tanti anni, troppi anni, è stato un asse portante del volontariato all'interno della Dozza, ma anche del carcere di Parma e di altri carceri in cui la sua associazione ha lavorato in funzione dei detenuti. Una persona che con un carico di esperienza, con un carico di umanità che fa quindi rimpiangere la sua assenza, un'assenza non voluta, sicuramente è il primo a sentire la mancanza dell'incontro che periodicamente ogni venerdì aveva con i detenuti e ai quali ha sempre offerto una parola sulla quale puoi pensare in positivo e poter traguardare obiettivi nuovi. E quindi è con immenso piacere che posso fare in modo che possa portare il suo personale saluto a tutti voi. Quindi siamo con Fabien. È inutile, non ha bisogno di presentazioni Fabien, e a lui appunto chiediamo di dirci innanzitutto che sta superando questa esperienza che l'ha coinvolto, vero Fabien? Sì, ma è successo questa cosa gravissima che per fortuna sta passando, sono in fase di riabilitazione e devo dire che mi manca tantissimo venire in istituto, mi manca tantissimo e mi mancano tutti i ragazzi, mi mancano tutte le ragazze e spero di rivedervi tutti presto, spero di rivedervi presto. Il peggio è passato, vedete, c'è ancora qualche ferita, però sta passando e non vedo l'ora di tornare, perché i momenti in cui sono in istituto sono momenti per me molto speciali. Assolutamente. E mi manca assolutamente e sono contento anche perché percepisco le vostre buone energie e che mi aiutano a guarire presto e a tornare presto, presto, presto. Grazie, grazie Fabrizio per questa opportunità. E grazie a te, perché sicuramente farà un grande piacere, soprattutto sapere che stai bene in via di guarigione, ma soprattutto sperare e auspicare in un pronto ritorno all'interno dell'istituto, dove il tuo contributo è fondamentale. Attualmente viene supplito da alcuni volontari che Fabien ha formato, ma senza di lui nulla è uguale. Beh, tornerò e la prima parola che faremo sarà pazienza. Ci vuole molta pazienza, è quella che mi aiuta a superare le ferite questi giorni. Cambiamo rubrica, ma rimaniamo sempre nel contesto di coloro che hanno lavorato, come Fabrizio e come tra poco Federica, nella redazione di Ne vale la pena. Quest'oggi abbiamo la rubrica fatta dai partecipanti di Ne vale la pena e Federica Lombardi fa il punto sulla situazione delle carceri. Ascoltiamola. Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti in questa nuova puntata. Io sono Federica e inizio questa puntata con una citazione del filosofo francese Voltaire, che nel XVIII secolo, quindi nel 1700, affermava: il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Da ciò si può dedurre come nel 2024 l'Italia non sia un paese per nulla civile. Pensiamo al sovraffollamento, ai suicidi e alla rieducazione. Andiamo con ordine. Per quanto riguarda il sovraffollamento, al 31 agosto 2024 nei penitenziari italiani sono presenti 10.000 reclusi in più rispetto ai posti letto disponibili, con un tasso di sovraffollamento che si aggira attorno al 130%. Per quanto riguarda il carcere di Bologna,
vi sono 838 distretti, di cui 431 uomini e 80 donne, a fronte di una capienza massima di 500. Per quanto riguarda i suicidi, da inizio dell'anno ad oggi vi sono stati 75 suicidi. Per quanto riguarda la rieducazione, non posso non citare il comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione, che afferma: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Si evidenzia però una discordanza tra ciò che è normativamente previsto e la realtà dei fatti, perché nella realtà purtroppo il carcere è un luogo anti-educativo, tanti detenuti ma pochi educatori. Siamo di fronte ad un vuoto organico. Si parla indicativamente di 50 o 60 detenuti per ogni educatore, mentre il rapporto detenuti agente di polizia penitenziaria è un agente ogni 3 detenuti. Quindi l'investimento sembrerebbe, anzi è, orientato sulla sicurezza delle carceri e non sul trattamento delle persone detenute. Quindi la domanda che mi pongo è: come può esserci rieducazione quando il carcere è solamente e semplicemente un contenitore di disagio? Quindi, detto ciò, direi che il carcere italiano odierno ad oggi non ricopre assolutamente il ruolo di istituzione educativa. Perché? Perché i principi fondamentali non vengono rispettati. Quindi rieducazione, quello che afferma la Costituzione, non viene attuato. Il diritto alla dignità e il diritto alla salute non vengono rispettati. Non dimentichiamoci che rieducare una persona ristretta è importante sia per la persona stessa, ma anche per la società, perché comunque in questo modo si tende ad abbassare la recidiva. Oggi come oggi la recidiva è attorno al 70%. Fatta questa piccola premessa, io vi vorrei leggere un articolo di Giulio, penna precisa e appuntita, il cui titolo è «Quanti dubbi alla dozza». Scrivere da una cella riguardo un argomento come il dubbio, che in tutte le possibili forme attanaglia da sempre il pensiero umano, non è facile. Da appassionato lettore, il primo pensiero va ad un quotidiano, il dubbio, che guarda caso si è sempre dedicato alle cause di coloro che la narcisistica società contemporanea, che ormai ti giudica neanche più per quello che hai, ma per quello che puoi comprare, considera lo sporco sociale, i detenuti. In realtà il dubbio più importante del mondo giudiziario è un'antica indicazione espressa da Giustiniano, che non a caso è stato l'imperatore che portò all'apogeo la civiltà giuridica dell'impero romano. È all'interno della sua formidabile raccolta normativa, il Digesto, che è stata per la prima volta redatta la locuzione in dubio pro reo. Nel dubbio si deve giudicare in favore degli accusati. Una massima giuridica che rappresenta l'architrave dei sistemi giudiziari di tutti gli stati di diritto e che dovrebbe essere applicata, oltre che in fase processuale, anche all'intero sistema delle garanzie a tutela anche dei condannati. Chi scrive può tuttavia testimoniare che il beneficio del dubbio per la maggior parte delle procure italiane semplicemente non esiste, perché gli innocenti, per quello che è oggi il diritto penale totale auspicato dagli epigoni dell'ex PM Pier Camillo Davigo, sono soltanto coloro che ancora non sono stati scoperti di essere colpevoli. Ma se le procure hanno ormai abbandonato ogni dubbio, sia per coloro che sono chiamati ad indagare, sia nei riguardi delle loro stesse capacità investigative e morali, l'amministrazione carceraria continua non solo ad ignorare Giustiniano, ma anche ogni entità o dato di fatto che possa far sorgere in loro un qualsiasi dubbio sul loro modus operandi.
Alcune magistrature di sorveglianza, le direzioni di molte carceri, i sindacati più radicali degli agenti penitenziari non hanno né hanno mai avuto dubbi che il massimo picco del pensiero politico espresso da Matteo Salvini, prendeteli e gettatevi alla chiave, debba continuare ad essere inesorabilmente concretizzato. Per coloro che hanno il potere e il dovere di concedere una carcerazione dignitosa e misure alternative, non contano gli appelli del Santo Padre, di ex PM ed intellettuali come Gherardo Colombo o Luigi Manconi, né valgono le impietose relazioni redatti dai garanti o dalle associazioni per i diritti dei detenuti, come Antigone e Nessuno Tocchi Caino. Nemmeno l'asettico quanto micidiale dato relativo ai suicidi riesce a far sorgere in costoro il dubbio che il mondo carcerocentrico che stanno perpetrando rispetto all'articolo 27 della Costituzione sia un totale fallimento. Aumento dell'edilizia carceraria è la risposta che il guardasigilli Nordio e l'attuale esecutivo hanno offerto come soluzione all'aumento dei suicidi, proponendo così geometri al posto di educatori e cemento e laterizi invece di lavoro e pene alternative. Il ragionevole dubbio che tale proposta sia una clamorosa corbelleria potrebbe sorgere al ministro Nordio con una semplice visita agli istituti, già peraltro edificati, di Bollate e Volterra, dove l'alto livello del trattamento detentivo e l'elevato numero di coloro che beneficiano di misure alternative è inversamente proporzionale alla bassissima recidiva. Quest'ultimo, un altro inesorabile indicatore per capire quanto l'idea che più carcere significa più sicurezza sia grossolanamente errata. E anche se per Nordio e i suoi colleghi di partito e governo visitare le carceri e parlare con i ristretti rimane uno sforzo insuperabile e quando fatto dall'opposizione meritevole addirittura di un'interrogazione parlamentare, potrebbe almeno andarsi a leggere quei dati forniti da loro stessi. La recidiva da parte di coloro che hanno espiato la loro pena interamente in cella è del 70%. La recidiva di chi ha avuto accesso a misure alternative è del 20%. Che l'attuale governo non abbia nessun dubbio sul fatto che il carcere debba continuare ad essere un magazzino di scarti della società da tenere affollati in un luogo senza prospettive e senza possibilità di reinserimento è confermato dalla reazione negativa che ha espresso il ministro Nordio alla proposta di legge dell'onorevole Roberto Giacchetti, che consentirebbe ai condannati che hanno dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione di beneficiare di 60 giorni di sconto di pena per ogni semestre invece degli attuali 45. Ma se per i nostri governanti non vi sono dubbi che ai detenuti non si debba concedere un po' di libertà anticipata grazie ai propri miglioramenti personali, chi si trova recluso può invece trovare la libertà proprio nel coltivare dubbi, soprattutto su se stessi, perché è da lì che poi può partire la ricerca di quello che si vuole essere veramente, in modo che una volta giunti alla presa di coscienza del proprio positivo cambiamento, questa non possa più essere soggetto a nessun dubbio. Io termino questa puntata affermandovi che le condizioni quindi in cui si trovano le carceri italiane non possono permetterci di definirci un paese civile, in quanto le persone ristrette vivono al di sotto della soglia richiesta ad un paese civile. Rieccoci, ma questa volta solo per salutarci e per ricordare a tutti voi che ci siamo tutti i giorni. Sapete che ormai trasmettiamo su 3 reti televisive diverse e poi ci trovate anche sui social. E soprattutto potete scriverci, ecco questo ve lo ricordo tutti i giorni, redazioneliberidentro@gmail.com oppure casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutti voi che siete stati questa mezz'ora insieme a noi, ci vediamo domani. Ciao!